Il Ministero dell'Interno egiziano ha diffuso le immagini del dirottatore del volo Egyptair. Le camere di sorveglianza dell'aeroporto di Alessandria d'Egitto mostrano Saif El-Din Mustafa mentre passa i controlli al metal detector prima di imbarcarsi. Il dirottamento ha fatto tornare i timori per possibili ripercussioni sul turismo in Egitto dopo l'attentato contro l'aereo russo caduto sul Sinai e costato la vita a 224 persone. Il primo ministro egiziano. Il dirottatore a un certo punto ha chiesto di parlare con un rappresentante dell'Unione Europea, poi ha chiesto di fare atterrare l'aereo in un altro aeroporto, ma in generale non ha avanzato richieste specifiche. È un egiziano e dunque ci saranno approfondite indagini su di lui per fare emergere le motivazioni che stanno dietro questo atto. Grazie.